Buongiorno e buona domenica, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione giornalistico-sportiva di Speciale News Web TV. Anche oggi abbiamo tanto da raccontare, soprattutto anche in merito allo sport, con tanti eventi all'interno di Domenica Sport che partirà a breve, ma prima doverosamente il Festival di Sanremo che si è concluso nella notte con una sorpresa davvero clamorosa. Vittoria per Francesco Gabbani, battuti Fiorella Mannoia e Meta, serata di belle sensazioni ed emozioni. Andiamo subito a sentire i dettagli. La notizia arriva nel cuore della notte da Sanremo, sorprendente quanto basta. Francesco Gabbani vince l'edizione numero 67 del Festival della Canzone Italiana con il brano Occidentalis Karma. Il ballo delle gorilla rimane tra le cose più belle e anche la canzone di un festival che è stato ricco di emozioni ma anche di colpi di scena clamorosi. Gabbani ha vinto con il secondo posto a Fiorella Mannoia con Che sia benedetta e il terzo posto per il cantautore di origini albanesi Ermal Meta, che ha vinto anche il premio della critica Mia Martini. Le prime parole del vincitore sono state di soddisfazione intensa e di emozione, e non si aspettava certamente di arrivare a questo traguardo importante. Gabbani, lo ricordiamo, ha vinto l'anno scorso la sezione Nuove Proposte, una serata cominciata all'insegna di Zucchero, che prima presenta il suo nuovo singolo e poi canta in virtuale con Luciano Pavarotti e la sua splendida Miserere. Poi la ganga si snoda nel corso della serata tra eliminazioni ed emozioni. Ci limitiamo soltanto a ricordare di aver vinto la battaglia contro Maurizio Crozza, anche in questo caso, nonostante l'ennesimo travestimento, non fa ridere. Per il resto la serata si è svolta in un clima di grandi sensazioni, soprattutto con il premio alla carriera per Rita Pavone e poi le divertenti battute di Geppi Cucciari, che bacia appassionatamente Carlo Conti, e poi di Enrico Montesano. Si chiude una edizione, la numero 67 di Sanremo, che ha visto una coppia inedita in conduzione che ha avuto grande successo sin dai primi ascolti. Carlo Conti e Maria De Filippi restano un'eccezione, bella e intensa. Chi prenderà il loro posto sarà davvero difficile poter eguagliare il re. E dunque entriamo nel vivo di Domenica Sport. Partiamo subito con la pallavolo. La terza giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile ha visto un nuovo convincente successo, anche se sofferto, per la pallavolo cerignola. Le Fucsia, allenate da Michele Valentino, hanno vinto con il punteggio di 3-1 contro il Volley Barletta. Sentiamo. Sofferta vittoria per la pallavolo cerignola nella terza di ritorno della Serie C femminile. Le Fucsia, allenate da Michele Valentino, hanno battuto per 3-0 il Volley Barletta. Match a ritmi elevatissimi con gli ospiti guidate dall'ex Virtusina D'Oronzo, non sfigura di fronte alle padrone di casa che faticano a trovare le giuste misure alla gara. Battaglia punto a punto con Barletta, vincente nel primo parziale 25-23. Le Fucsia non si perdono l'animo e nel secondo set salgono in cattedra. Tortora, Rubino, Giancane con Albanese in regia a chiarire chi è il più forte. Barletta si disunisce troppo pagando alcuni errori difensivi e pari 25-15. Terza frazione tesa con gli arbitri che non aiutano in caso di decisioni importanti, facendo imbufalire la tifoseria locale, ma non mancano delle giocate da entrambi i sestetti. La pallavolo cerignola chiude le ultime tre frazioni incrasciando 25-18, 25-17 e in attesa del risultato della prima donna Bari torna provvisoriamente in testa alla classifica. Fra 7 giorni la sfida a Trani in trasferta. Mimmo Sieri, Speciale News. Allora andiamo subito a sentire qual è stata l'analisi della partita di oggi proprio dal tecnico delle Fucsia, Michele Valentino, che abbiamo intervistato a fine gara. Sentiamo. Contro Barletta, che ha dimostrato per davvero di non essere mai domo e ha cercato a tutti i costi di arrivare al quinto set, ma non ci è riuscito. Sì, noi sapevamo che Barletta è in un bel momento e stasera l'ha dimostrato. Questa squadra si è riuscita anche perché ha una media di età molto bassa, quindi sicuramente grazie anche all'esperienza del loro tecnico la squadra in crescita, che darà fastidio a tutte le squadre. Penso che facilmente arriveranno i playoff.
non lo sapevamo, stiamo in un momento di difficoltà, la squadra però ho visto che si è compattata, ha cercato di limitare, di compensare le lacune che stiamo soffrendo in questo periodo, e quindi ha reagito bene, sono contento. Certo è che questa è una bella prova di riscatto dopo quella ottenuta in trasferta contro il Cuti e soprattutto dopo aver riscattato la brutta sconfitta subita contro l'Altamura, ma lì ci sono stati acciacchi vari, situazioni incredibili. Cuti è stata una bellissima partita, l'abbiamo incontrato pure lì, una bella squadra che sta passando un brutto periodo e che lì ci abbiamo visto combattita fino alla fine, è stata una partita combattita fino alla fine, qualche episodio diciamo al di fuori della partita. Sì, vi ho fatto innervosire parecchio. Però sì, non ha influenzato più di tanto. Altamura abbiamo perso perché si può perdere, abbiamo capito dove erano gli errori, soprattutto di testa. E diciamo è servita anche quella partita per farci intraprendere il nuovo percorso. Ora aspettiamo il rientro di tutta la squadra. Ed ora il basket con una undicesima giornata di ritorno importante per l'Olimpica Ecodown Basket che affronta domenica pomeriggio alle 18 al Pala di Leo un confronto interno molto importante in chiave salvezza contro il ruolo dell'ex capitano biancazzurro Guglielmo Serazzi e non solo, sentiamo. L'Olimpica Basket in importante e cruciale incontro casalingo per la salvezza nella undicesima di ritorno della Serie C Silver di Basket. Alle 18 al Pala di Leo arriva il Talos Ruvo dell'ex capitano biancazzurro Guglielmo Serazzi e proprio di poco fa la notizia dell'arrivo di Antonio Russo alla guida dei Ruvesi dopo l'esonero di Massimiliano Milli. I gialloblu di Gesmundo dopo la nuova sconfitta contro Ostuni cercano di far rispettare il fattore campo contro un avversario che ha gli stessi punti dei padroni di casa, 20 così come per le vittorie e le sconfitte. Per il capitano Andrea Morresi l'unica difficoltà che potremmo incontrare sarà quella di non riuscire ad imporre il nostro ritmo per 40 minuti. Ad Ostuni siamo riusciti a giocare bene in attacco nei primi due quarti, abbiamo subito un po' troppo nel terzo, il 20-8 ci ha tagliato le gambe. Ci vorrà davvero il pubblico delle grandi occasioni per spronare i gialloblu verso la vittoria. Arbitri del confronto Vallice di Morbetta e Campanella di Santeramo. Mimmo Siena, Speciale News. In chiusura un'ampia pagina calcistica, incominciamo con l'Eccellenza pugliese, impegno in notturna alle 17.30 per l'Audace Cerignola, dopo due pareggi consecutivi i gialloblu di Farina cercano il successo contro il Galatina, sentiamo. In importante match in notturna per l'Audace Cerignola nella settima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza regionale pugliese, i gialloblu allenati da Francesco Farina affronteranno alle 17.30 domenica al Monterisi il Galatina. Dunque nove finali in cui i gialloblu cercheranno di preservare il primato in classifica attualmente detenuto, seppure il vantaggio delle inseguitrici si sia un pochettino assottigliato. In tre importanti partite, da Barletta fino ad arrivare al pareggio contro il Casarano, qualcosa sotto il profilo atletico si è un pochettino scemato, ma questo non cambia la sostanza della voglia di vittoria della formazione dell'Audace. Il Galatina ha cambiato marcia da dicembre in poi uscendo dalla zona play-out, ma ancora una salvezza tutta da conquistare. Per quanto riguarda le formazioni, Farina è indeciso se riproporre il 3-4-3 e comunque Marinaro è in rampa di lancio per una maglia con un Audace che deve fare attenzione anche alle ammonizioni collimate a Pollidori e Rosso. Arbitro della gara sarà il signor Salomone di Bari. Mimmo Siena, Speciale News. E adesso il campionato di Serie A con una quinta di ritorno che ha visto la riscossa viola, la Fiorentina vince contro l'Udinese, inguaiata sempre di più in chiave salvezza, la lotta a scudetto oggi propone importanti test in trasferta per Roma e Juventus, sentiamo. Nel secondo anticipo della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A la Fiorentina arriva i tre punti. I viola di Paolo Sosa dopo la sconfitta subita all'Olimpico ad opera della Roma battono per 3-0 un Udinese sempre più nei guai per quanto riguarda la lotta salvezza. Apre le marcature nel primo tempo Borca Valero, poi nella ripresa il raddoppio di Babacar e poi il rigore di Bernardeschi. Per quanto riguarda la lotta scudetto continua l'attesa e soprattutto l'avvincente duello che vede protagoniste Juventus, Napoli e Roma. Gli azzurri di Sarri che come sappiamo venerdì a
hanno vinto contro il Genoa per 2-0. Attendono risposte dei giallorossi di Luciano Spalletti, attesi al difficile confronto esterno in terra calabrese contro il Crotone. Così come per la capolista, la Juventus, attesa invece al Sant'Elia contro il Cagliari. Attesa anche per l'Inter, che lotta per la zona Europa insieme all'Atalanta. I nerazzurri ospitano a San Siro l'Empoli, mentre l'Atalanta è in trasferta a Palermo. Anche la zona salvezza riviste di particolare importanza, con Sassuolo Chievo, Torino Pescara e Sampdoria Bologna. Il quadro della giornata si concluderà lunedì sera con il posticipo tra Lazio e Milan. Mimmo Siena, Speciale News. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione del telegiornale della domenica. Vi ringraziamo per averci seguito. Prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina con la prima edizione alle 9. A tutti una buona domenica. Thank you.